Ciao ragazzi, sono Polavia e sono davvero felice di darvi il benvenuto sul mio canale YouTube. Il mio canale in verità c'è da tanto tempo, ma non ho mai caricato contenuti parlati e cercherò adesso di dare un po' più di attenzione a questo tipo di video. Siete in molti che mi chiedete di spiegarvi il tipo di strumentazione che ho, le chitarre che possiedo. E cercherò in questi video, in questa serie di video, di spiegarvi le caratteristiche dei miei pedali, le caratteristiche delle mie chitarre e magari, perché no, anche darvi qualche pillola didattica. Oggi non potevo che incominciare dalla mia Red Strat, vi racconterò un po' la storia che mi ha portato ad acquistare questo strumento, strumento che ho acquistato nel 2015. Perché insomma mi ero prefissato da tempo di comprarmi una Stratocaster che mi permettesse di ottenere il suono che volevo. Sono stato sempre un Gibsoniano, sono stato sempre un fan tuttora di Jimmy Page, delle Zeppelin e poi quando ero ragazzino un po' di più Slash, come tutti, Zakk Wylde. Però sono chitarristi che le Strato praticamente non le hanno mai quasi usate nei loro dischi. E quindi c'è stato insomma un periodo che mi ha portato a dire ok, voglio una Stratocaster. La prima Stratocaster che ho acquistato è stata una Jeff Beck Signature bianca, che in un altro video vi racconterò. Però io e Matteo Bidoglio mi ricordo che andavamo a caccia di Stratocaster. Anzi, in verità lui andava a caccia di PRS. Io di Stratocaster, mi ricordo che nel 2015 ho provato 10 chitarre e alla fine dei conti ho acquistato questa qui. La sfida era tra la Landau e questa Candy Apple Red del 2009, NAM Limited Edition, Light Relic all'epoca. E che dire, mi ricordo che avevo in testa il suono di Kenny Wayne. Alla fine io non ho un suono alla Kenny Wayne, però ero rimasto folgorato da un video nel quale lui suonava una Stratocaster che aveva comunque delle gravi belle, belle presenti. Quindi io cercavo quel tipo di chitarra, cercavo una chitarra che avesse anche un bilanciamento tra le frequenze acute e quelle più calde. Molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, pensiamo ai pick-up, pensiamo a tante cose che sì, è vero, fanno il suono, però io non ho mai avuto questo tipo di tarli, cioè io provavo la chitarra a scatola chiusa. Provavo e se mi piaceva ok, non mi facevo tante domande. E quindi decisi di comprarla. All'epoca mi ricordo che l'acquistai anche a un prezzo che oggi sarebbe un prezzo stracciato, tant'è che queste chitarre adesso si aggirano circa sui 5.000 euro se le volete comprare nuove oggi nel 2023. Era come dicevo un Light Relic, poi nel corso del tempo con i live, con il sudore, insomma la verniciatura se n'è andata piano piano e quindi è come se fosse un Candy Apple Red over white. Ormai la vernice è omogenea e ha delle crack molto affascinanti che rendono insomma la chitarra molto particolare. Pickup Abigail Yarbrough, non ho cambiato niente. Io quando compro le chitarre non voglio cambiare nulla perché sono così. Non mi va di prendere una chitarra e trasformarla, mi deve già piacere così. Palissandro, vi faccio sentire qualche suono. Sentite com'è bello squillante il pick-up al ponte. Adesso sono andato sul pick-up al manico, mi piace spesso cambiare velocemente. Sentiamo il pick-up un po' più la Steve Ray. Thank you.
del centrale. Sentite quello un po' più Knopfler. Al pick up, al manico, che io amo, nel senso che prevalentemente suono con questo tipo di pick up. Suono è croccante, ho una JMP dietro di me, la mia Marshall, che non cambierei per nessuna Marshall al mondo, perché mi piacciono i fiori. Anche lei ha sempre questa tonalità molto calda. Diciamo che la chitarra è molto molto aggressiva, ma allo stesso tempo è anche molto dinamica. Sentiamo un suono ancora la Stevie. Chitarra che non cambierei per nessuna Strat al mondo, neanche per una Masterbuilt, neanche per qualsiasi altro strumento che possa avere un valore superiore dal punto di vista commerciale. È molto importante poi anche il tipo di rapporto che si ha con lo strumento, l'affinità, quindi come dicevo prima il preconcetto di come è costruita a volte deve andare anche un po' a farsi benedire. Pensate a tanti chitarristi che usavano chitarre che non erano costosissime, ma con le quali si trovavano da Dio. Quindi insomma il senso di questo video è questo: quando trovate una chitarra che fa per voi, tenetevela stretta e non vedetela mai. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio e rimanete connessi, iscrivetevi al canale e se avete qualche domanda lasciate un commento e cercherò di rispondervi. Ciao e al prossimo episodio.